Questo è il nuovo laboratorio di domotica all'Istituto di Istruzione Superiore Fiocchi di Lecco. È stato allestito da Confartigianato Imprese con l'aiuto del CRT. Siamo in compagnia del presidente Paolo Brivio. Di cosa si tratta, per sintetizzare, questo laboratorio? Niente, noi come CRT, che diciamo la parte elettronica degli installatori elettrici artigiani di Confartigianato, abbiamo collaborato con l'Istituto Fiocchi per mettere in condizione i professori, gli studenti, di mettere le mani, diciamo così, su degli impianti di nuova generazione. Oggi, che poi sono sostanzialmente racchiusi in questa cosa parola che è la domotica. Oggi tutti gli impianti, impianti elettrici, civili, terziari, industriali, non possono prescindere da essere gestiti attraverso questi impianti di domotica, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi come oggi l'integrazione dei vari sistemi che abbiamo nel nostro mondo, eccetera, il mondo moderno, presuppone che attraverso questa domotica, con la possibilità di gestire elettronicamente, anche da remoto, tutti gli impianti, metteranno in condizione tutte le strutture di essere gestite, controllate e soprattutto poi monitorate anche attraverso le nuove tecnologie, sono gli smartphone, le applicazioni e tutto questo mondo che ormai sta dietro a queste nuove tecnologie. Questi, diciamo, sono scheletri di case high tech, mi permetto di sintetizzare in questo modo, perché diciamo sono realizzati apposta per fare delle simulazioni. Come vedete ci sono degli interruttori, delle lampadine e dei quadri, ma ci sono anche dei videocitofoni che sono stati già preparati e sono già funzionanti. Servono un po' a far imparare, far trovare anche dimestichezza con i software ai ragazzi. Esattamente, però abbiamo visto nel laboratorio, dal tipo di laboratorio tradizionale passiamo al tipo di domotico. Esteticamente, esternamente non cambia niente, cioè all'esterno eccetera, cambia ciò che c'è dentro, all'interno di queste strutture, dove se prima era fisicamente un filo che andava accendendo una lampadina, oggi sono degli attuatori che vengono comandati o in loco, in remoto, attraverso questa cosa, attraverso un collegamento a bassa, si dice così, a bassa tensione, che collega questi comandi. Questi poi dopo possono essere riportati attraverso un'applicazione o computer a un PC remoto, per cui da qualsiasi punto del mondo, da qualsiasi posizione, possono essere gestiti questi impianti per controllare i consumi, per controllare le temperature, per avere la videosorveglianza. Lo semplice videocitofono oggi come oggi può essere controllato stando addirittura dall'altra parte del mondo. Ecco, qui c'è un videocitofono, per esempio noi suoniamo e insomma poi in una casa domotica sarebbe possibile rispondere, oltre che dal citofono, adesso risponderemo alla chiamata, anche da questa plancia di comando. E poi, insomma, questo videocitofono chiaramente ci permette di vedere quello che succede dall'altra parte, è regolabile grazie a uno schermo touch, però potremmo anche essere in grado di poter rispondere da uno smartphone con un'applicazione di questo tipo. Esattamente, io dal mio cellulare, eccetera, posso tranquillamente vedere l'ingresso della mia, arriva un corriere, una persona, un parente che deve entrare, che non ha le chiavi, eccetera, io attraverso un semplice smartphone posso aprire, posso andare a vedere una telecamera che ho nell'appartamento per vedere se è entrato, se un corriere ha depositato un pacco, molto utilizzato, come della stessa di poter controllare se per esempio c'è stata un'intrusione, eccetera, nel mio appartamento. Solo questa domotica, la possibilità di remotare attraverso questi strumenti, può permettere di rendere efficiente un appartamento. Oggi come oggi solo il futuro sarà questo, purtroppo sarà questo che ci porta questa tecnologia, e i tecnici, i ragazzi che oggi abbiamo messo in condizione di poter lavorare in questi laboratori dovranno avere una competenza, dovranno avere una preparazione, in modo che se arrivano sui nostri cantieri sanno già di che cosa stiamo parlando, anche perché la fortuna che abbiamo è che loro queste tecnologie già le masticano attraverso, molto semplicemente a casa loro, attraverso uno smartphone, per cui ci aiutano anche a noi quando arrivano i nostri cantieri a essere già pronti e molto sgamati, come si dice oggi, nell'usare questo computer piuttosto che lo smartphone per arrivare alla programmazione. Avete puntato tanto su questo, saranno, abbiamo fatto i conti, 300-400 ragazzi in prima linea ad utilizzare queste tecnologie, più quelli di altre classi, di altri corsi, e voi avete puntato tanto su questo, c'è fame di professionalità di questo tipo e in futuro ce ne sarà sempre di più. Certo, quello che ci muove noi come, in questo caso come artigiani Confartigianato e CRT, che è la nostra mission, cioè noi abbiamo come missione, noi abbiamo quella di dire utilizziamo le risorse che abbiamo per formarci noi, ma formare anche i tecnici del futuro. Purtroppo
questo, cioè bisogna anche far capire a loro che il lavoro di cantiere in questo caso qui è un lavoro che è appassionante, non è solo un lavoro di stare a sporcarsi, perché ci si sporca nella prima fase, però quando si va a realizzare la soddisfazione di aver dato la possibilità anche al disabile piuttosto che all'anziano attraverso Google Home o Alexa di dire accendimi la luce, spegnimi la cosa, cioè sono soddisfazioni che rendono possibile il fatto di tornare a casa e dire ho fatto un bel lavoro, e soprattutto un lavoro moderno, non più un lavoro di antica fattura.